Ok. Allora, settimana complicata, direi, e anche questa vediamo, martedì da Leoni e lunedì anche, quindi cioè, lunedì e venerdì sono stati difficili e quindi parleremo dell'altra settimana, come solito, diciamo anche qualche accenno a questa settimana qua. Quindi mercati finanziari, variabili macroeconomiche, parleremo delle corrections degli ultimi anni, the winning streak came to an end, perché la striscia vincente è terminata, è finita. Riprenderemo il titolo dell'altra settimana e anche il gruppo musicale, The Queen Under Pressure, perché dopo ci sta, The Big Fall, e quindi guarderemo gli appassionati di televisione, stay home, tutto questo, e poi guarderemo the garbage, il trash del Nasdaq, cosa è successo, se volete. E poi non so che più appassionato di pugilato, io lo ero tanti anni fa quando c'erano i veri pugili, di Heavyweight Champion is still value, perché onestamente da 4 settimane, questa settimana ancora diciamo che lo stile è quello là, il vario che sta assolutamente sovrapperformando. Poi parleremo del VIX, come non parlare del VIX, e quindi Can't Believe It Dude, e poi qua per gli amanti del tedesco, Achtung, perché dopo dal 2019 non si vedeva un rendimento sul Bund positivo, quindi Achtung, Achtung. Poi parleremo ovviamente del fratello gemello, quindi il gemello diverso, quindi il decennale americano. E poi The Bull Run, che non è il toro seduto degli indiani, ma invece sono le commodities. Quindi vedremo come queste commodities stanno facendo bene. Sono contento per Luciano che ci ha dato fiducia tanto tempo fa. E quindi sarà molto contento. E poi faremo, come al solito, faremo le nostre linee top value, che sono trimestrali, dove facciamo fasce trimestrali. Ok, let's get started. Settimana di passione, meno 12% al Nasdaq year to date, meno 7% settimanale. Direi che una settimana così non si ricorda da parecchio tempo. Male anche il Dow e l'S&P con meno 5,60. E da qua è questa l'anomalia forse europea, come vediamo che i listini europei hanno contenuto le perdite sotto il 2%, in alcuni casi addirittura sotto l'1%, quindi diciamo c'è una forte distonia. Se poi guardiamo le performance year to date, il gap è ancora più evidente. Per quanto riguarda la Cina, voglio farvi segnalare la Cina che sta contenendo e Hong Kong che invece è positivo. Quindi da questo punto di vista noi, dato che la Cina è andata in controtendenza nel 2020, è andata in controtendenza nel 2021, potrebbe essere un anno buono per l'equity cinese. Segnalo anche che il debito cinese sta continuando a fare molto molto bene. Debito cinese di qualità, non junk bonds. Per quanto riguarda i settori, beh, è chiaro che la storia è abbastanza negativa subito, ovviamente da vedere i financials, i tonfi delle banche, di Goldman Sachs, ne avevamo parlato, Morgan Stanley, discretionary e tutte queste cose qua, insomma, diciamo che non sicuramente sono crollate con il mercato. Per quanto riguarda la parte bonds, come vedete, è stata un po' più calma, tuttavia segnalo che la curva, ma dopo ne parleremo, non si vede un appiattimento della curva americana così dall'aprile 2020. Questo non è un gran segnale, perché vuol dire che c'è tensione sul breve e c'è poca fiducia nella crescita lungo termine, quindi una curva piatta, diciamo, non è un gran segnale. Ovviamente il top è la curva invertita, e ovviamente quando c'è la curva invertita, secondo alcuni studi, secondo anche alcune evidenze empiriche, ovviamente il primo segnale premonitore di
recessione e anche correzione. Secondo me non è assolutamente il caso. Come hai detto, ovviamente stanno soffrendo ovviamente i rischi assets, quindi la yield e tutto, ovviamente gli emerging, l'inflation, sono questioni. Per quanto riguarda le valute, non c'è gran cosa da dire, se non che continua la forza del dollaro. Però diciamo che il trend di range è abbastanza definito, mentre invece per quanto riguarda le commodity non c'è fine per questo bull run del petrolio. 3,68 l'ultima settimana, più 13,20 dall'inizio dell'anno, siamo 85 tondi tondi. Per quanto riguarda l'oro, voi sapete che questa settimana ha fatto bene, questa settimana ha fatto gli ultimi giorni, aveva fatto bene. La settimana scorsa si è chiusa con l'1%. Noi l'abbiamo e ce lo teniamo perché pensiamo che potrebbe essere interessante in chiave di anche protezioni, anche probabilmente di decorrelazione. Ok, parliamo dei dati macroeconomici. Allora, segnalo subito il dato macroeconomico del jobless claims, che è vero che è un dato settimanale, quindi è meno stabile a livello statistico, però ci fa pensare. Se voi ricordate, eravamo sotto i 200.000 case solo alcune settimane fa, 3-4 settimane fa, adesso siamo arrivati a 286.000, versus il dato precedente di 231, e ovviamente superiore alle attese che si aspettavano 225. Spero che questo è il livello più alto da circa metà ottobre, quindi da 3 mesi a questa parte. Questo ha fatto sicuramente, ha avuto un impatto sui tassi, perché nella giornata di mercoledì si era toccato l'1,87 sul decennale per poi diventare 1,75. Quindi quello che vi dicevo, che ci sono dei dubbi sulle prospettive di crescita, e sicuramente questo è un segnale. Per quanto riguarda il Manufacturing Index dello stato di New York, netto calo, addirittura un valore negativo a meno 0,7 rispetto a 31,9 punti del mese precedente, è ampiamente sotto le deluso fortemente le aspettative, che si attendevano un valore di 25. Quindi anche questo non è un gran segnale. Allora, dato dell'inflazione, allora va letto sull'inflazione. Allora, ovviamente dato tout court e sarebbe negativo, però va letto in chiave anche di attese, quindi ecco perché la chiave è neutrale, perché sostanzialmente 5% su base annuale rispetto al dato precedente 4,9, ma in linea con l'attese. Stessa cosa on a monthly basis, segnalo che CPI Core, ricordiamo che CPI Core è la metrica di inflazione che esclude i componenti più volatili, quali il food e l'energy. Base annuale sta pari a 2,6, come si direbbe in inglese, gli piace in inglese dire questo, bang in line con il consensus, è invariato rispetto a novembre. Quindi da questo punto di vista direi che la chiave neutral si legge versus sostanzialmente aspettative, anche se il dato di per sé in valore assoluto ovviamente non è positivo. Questo per quanto riguarda la parte dell'Europa aggregata. Il CPI tedesco è uscito a 5,3 su base annuale, 0,5 nel monthly basis, anche in questo caso entrambi i dati in linea con le aspettative e unchanged rispetto al dato passato. Ovviamente sono sui massimi da 30 anni, anche qui vale il discorso che ovviamente se guardiamo un dato grafico di evoluzione, il dato è ovviamente negativo, se lo guardiamo rispetto alle aspettative il dato sostanzialmente è nulla. Quello che invece è negativo, molto negativo, è il PPI. Ricordiamo, perché magari qualcosa sul PPI c'è qualche magari nebbia, il PPI è quell'indice di prezzi della produzione sostanzialmente che misura quanto costa i fattori di produzione nelle società. Sostanzialmente l'inflazione, il CPI per le società, è ribaltato. Siamo al 24,2%, dato più alto di sempre. Mi sembra che la prima rilevazione sia dal 49%. Ovviamente sopra il dato precedente che era del 19 e adesso è del 19,3. Stessa
Stessa cosa su base mensile, dove la differenza tra tasso reale, tra il dato reale e l'aspettativa è marcata 5 versus 0,8. Le ragioni di questo aumento, mai visti prima, risiedono appunto nell'incremento dei prezzi dell'energia. Quindi il PPI negativo, ovviamente, però la chiave di lettura è abbastanza diretta ed è legata a tutto l'aumento dell'energia. Lo ZEV, anche questo, io sono positivo di natura, quindi ho dato una lettura positiva perché bisogna scomporlo nelle sue componenti expectations e current situation. La componente expectation è venuta nettamente meglio, 51,7 versus 29,9 il dato precedente e survey di 32. In converso, invece, la current situation è peggiorata, meno 10,2 versus meno 0,74 del dato precedente, meno 8,8 della survey. Da questo punto di vista, direi che la lettura è positiva per due ordini di motivi. Il primo, per la diversa entità delle variazioni, cioè la variazione positiva dell'expectation è nettamente superiore alla negativa della current situation. Poi sapete che in finanza, tra virgolette, pesano più le aspettative, e quindi anche da questo punto di vista ho preferito far pesare più la parte aspettativa. Ovviamente tutto è soggettivo, no? Voi direte no, io preferisco vivere nel presente, d'accordo, però in finanza si guarda il futuro soprattutto. Quindi da questo punto di vista la lettura è positiva. Per quanto riguarda la Cina, mi scuso che mi sono dimenticato di scrivere GDP. GDP su base annuale è cresciuto del 4%, meglio delle attese del 3,3%, ma inferiore al dato precedente, 4,9%. Anche in questo caso qua il dato è neutral positive, però a seguito di tale dato la Banca Centrale ha deciso di nuovo di tagliare il tasso a un anno, per il secondo mese consecutivo di 0,10, quindi da 3,8 a 3,70, come vedete, da questo punto di vista, diciamo che la banca cinese, come abbiamo detto l'altra settimana, va in controtendenza, quindi abbiamo la Fed che sul tightening, la BCE che è in attesa, sostanzialmente sì, riduce un po' gli acquisti, però ovviamente non parla di tightening, e poi invece la PBOC che è in modalità easing. Allora, prendo una domanda del nostro Matteo. Allora, sentiamo. Allora, un cliente amante di stile, ovviamente si rende conto di spostare su un altro di più tranquillo. Ma allora, potrebbe essere valido puntare sull'indice caldo rispetto a quello che idea? Corretto pensiero o qualche altro suggerimento? Allora, il cliente suo praticamente vuole uscire dal Nasdaq per entrare in un indice azionario più tranquillo europeo, e la domanda era CACO FTSE MIB. Direi che io magari a me piace onestamente il listino francese, mi piace parecchio, quindi sicuramente ha dimostrato una buona resilienza il CAC 40, tu dai anche il nostro indice ultimamente si sta comportando bene, quindi lì è soggettivo, dipende anche cosa si crede a livello settoriale, no? Perché sappiamo che il CAC è molto biased sul lusso, sul consumer discretionary, anche se siano tante banche industrial. Quindi diciamo che il CAC è un bel indice completo, forse uno dei più completi. Quindi io direi sì, la Francia è un'ottima idea, l'Italia a seguire. Ok, vado avanti. E allora parliamo di spotlight. E allora io non posso altro che ringraziare il nostro paesano. Certo che questi paesani hanno fatto strada negli Stati Uniti. Lui fa solo questo mestiere, cioè statistiche. Ringraziamo il nostro Charlie Lello di Compound, che ovviamente ha tirato fuori un'altra statistica. Stamattina ne ha tirato fuori, no, ieri ne ha tirato fuori un'altra che mostra la prossima settimana sulla volatilità. Allora, intanto accontentiamoci delle correction degli ultimi 13 anni dell'S&P 500. Come vediamo, siamo tra le prime. Come vedete, siamo tra le prime correzioni dell'ultimo periodo. Come vedete, anzi, se prendiamo, ovviamente 17 giorni non sono tantissimi, come vedete c'è una forte disparità
a disparità di giorni, comunque siamo sui meno 8,3 e quindi diciamo che la storia è abbastanza interessante. Ovviamente ricordiamo sempre che movimenti inflation fears, rising rates e tightening Fed policy, il problema di fondo secondo me si può richiudere con due parole: policy mistake, cioè c'è la paura che la Fed alzi i tassi nel momento in cui l'economia batte in testa. Infatti, se vedete, c'è un crollo delle aspettative di inflazione, che è un po' una roba strana, no? Perché l'inflazione aumenta e le aspettative si abbassano. Perché il mercato ha paura che la Fed agisca in maniera molto muscolare. Voi sapete che gli americani gli piace fare queste cose muscolari, no? Dopo non sempre fanno grandi figure, però diciamo che loro sono per fare, cioè diciamo, loro intervengono in maniera massiva. Quindi la paura è che si rialzino i tassi nel momento in cui l'economia batte in testa. Batte in testa. Per esempio, un dato su tutti, il dato di Jobless Claims. Questo è un altro paesà, questo lui si chiama Bianco. Allora, molto interessante perché the winning streak came to an end, vuol dire che la striscia vincente è arrivata finalmente a termine. Questo vuol dire che l'S&P 500 dopo 409 sessioni di borsa ha chiuso sotto la media mobile a 200 giorni. Quindi, come vedete, sotto c'è il grafico di Bloomberg e a destra c'è la storia con i winning streaks. Quindi è un dato sicuramente molto importante. Poi ricordiamo sempre l'effetto trascinamento di cui abbiamo sempre parlato. Ricordiamo anche sempre che c'è un effetto breadth dell'indice dell'S&P e del Nasdaq, dove sostanzialmente quelli che contano di più contano sempre di più e quelli che contano di meno contano sempre di meno. Quindi c'è una concentrazione degli indici. Leggevo uno studio sull'S&P 500, sostanzialmente su 500 titoli ce ne sono 80 che contano seriamente, che muovono l'indice. Questo lo so, ve lo mostro da 3 settimane, ma questo però non potete, non si può non mostrare. Come vedete, la linea in grassetto è la linea del 2022, meno 11,99% per il Nasdaq, abuso di Freddie Mercury, però dopo non, secondo me ci sta calza a pennello. Quello che ci siamo detti è la peggior performance degli ultimi 30 anni. 11,99, il problema è quello che ci siamo detti, un grosso problema di policy mistake. Infatti, cosa è successo nella settimana? Ribasso del rendimento sul decennale da picco di mercoledì, ricordiamo 1,87, 1,75, ma nel contempo sono crollate le aspettative di inflazione perché si pensa che alzino troppi tassi e quindi c'è paura di un rallentamento dell'economia. La sommatoria o la somma algebrica di questi due movimenti hanno determinato di fatto un aumento dei tassi reali, penalizzando ancora una volta i titoli growth. E questo per i nostri amanti dei stay at home, come ci dicevano un anno e mezzo fa. Allora, Netflix, questo non potevamo non parlarne perché sono sicuro che siete amanti di queste cose qua. Ha fatto un bel botto, come vedete, 20%. Intanto ringraziamo Egli. Allora, il problema qua non è un fatto di conti, di numbers, perché i numbers erano buoni, quello di quarto trimestre. Il problema è sulla stima, sul consensus che gli analisti avevano dei nuovi abbonati per il primo trimestre del 2022. Loro hanno dato una stima di 2 milioni e mezzo contro un consensus che probabilmente era molto gasato da 5,5 a 6. Quindi su questa discrepanza evidente e forte di stima di nuovi abbonati per il 2022, primo trimestre 2022, Netflix ha fatto the big fall, meno 20% nella seduta di venerdì. Insomma, non fa male.
E allora adesso parliamo del vero malato. Allora, voi sapete che il Nasdaq, se l'S&P ha questo vive questo fenomeno del breadth, ancora di più di concentrazione vive il Nasdaq. Ora, voi sapete che questo è il grafico del non profitable tech. Non profitable tech va da sé che sono le società del Nasdaq tecnologiche che non fanno, che non solo non fanno utili, ma tante volte non fanno neanche margini, quindi fanno margini negativi. Quindi, per i nostri amanti di analisi fondamentale e anche quelli che hanno un po' più di annetti, se vi ricordate la bolla del 2000-2001, si valutava la società a EV su sales o price su sales ratio. Ora, appunto, richiamando la metrica del price to sales ratio, questa è la metrica dei non profitable, tech dal 2019. Come vedete, abbiamo raggiunto il picco verso il primo trimestre del 2021, quando eravamo abbondantemente sopra i 12 in area 13. Ora siamo ritornati a sostanzialmente giugno-luglio 2000. 20 con un enterprise value con price su sales di 5,9 versus il picco che era il 13, quindi siamo a meno della metà delle valutazioni. Questo secondo me è buono perché fa ritornare le valutazioni a valori più consoni. Ricordiamo che stiamo parlando di società non profittevoli. Da questo punto di vista, il messaggio è ritorniamo alle valutazioni, ritorniamo ai fondamentali, a vedere veramente le società che fanno soldi, non a comprare perché c'è un digital di mezzo, perché c'è un cyber nell'indirizzo o queste cose qua. Quindi sicuramente sono quelli che hanno sofferto maggiormente, no? I classici titoli growth, addirittura dove la marginalità addirittura è negativa, magari non solamente a livello di EBIT, ma magari a livello di primo margine, quindi di EBIT. Ok, and the average way champion is still value. Beh, questa è la quarta settimana, come vedete, il grafico mostra, giusto per farvi capire, il grafico è un grafico, un ratio. Un ratio dell'indice dell'S&P, scusate, dell'S&P con stile di investimento value contro lo stile di investimento growth. Come vedete, grande recupero del value. L'indice, infatti, come vedete, è ritornato a 0,50. Ricordiamo anche, cioè, scusate, growth contro value, scusate, ho detto prima il value, ma in realtà è il growth, quindi mi correggo, è growth contro value. Come vedete, recupero forte. Da questo punto di vista, ricordiamo anche che i multipli, l'SWX, che è il value, sta trattando a 16,76 volte gli utili e l'utile corrente contro il 24,80 dell'SGX. L'SWX sta quotando attualmente a 20,5 contro il 29,8, quindi su utili prospettici, sia sugli utili prospettici sia sugli utili correnti c'è un'evidente differenza e gap di valutazione, dove ancora una volta si vede che gli indici che il value sta trattando nettamente più a sconto rispetto ai growth. Scusa Daniele, non ho capito. Sì, 16,76 sono gli utili previsti nel 2022 scusa, ho giusto? sbagliato. Allora, 16,76 l'ho letto male perché vedo poco. 16,76 sono gli utili 2022 e Sì. 24,80 e invece è quanto sta tradando i titoli growth sull'utile prospettico, sulla stima dell'utile 2022. Mentre il Attualmente, dato se del guardiamo, 50, che cos'è? com'è? Mentre il dato che se leggiamo sotto 20,50, che cosa rappresenta? 20,50 è l'attuale quotazione sugli earnings attuali.
Quindi Ah, l'SWX sta attuando attualmente sugli utili attuali a 20,5 volte gli utili, contro quasi 30 volte dell'indice Gross. ok. Ho capito. Quindi questo Quindi qua si può sia. interpretare come chiaramente che comunque ci si aspetta un calo degli utili nel corso del 2022. Sì, però certo, quindi, però come vedi, la storia è che ci sta, cioè lo spazio Sì. tra i gap tra, in termini di valutazione sia prospettica che corrente è elevata, perché abbiamo Ok, 17 chiaro. volte, no? E come vedete l'indice, cioè il ratio adesso è a 0,50. E quindi se vedete che solo qualche settimana fa 0,40, quindi il recupero è fortissimo. Ok, chiarissimo, grazie. E questo è 1 year volatility, cambia l'EBIT. Come vedete, la volatilità è scoppiata. No, avevo visto un'altra volatilità intraday, questa invece è volatilità. Ringraziamo sempre Charlie Bilello. Questo è un altro dato di volatilità che ha fatto lui. Questo dato settimanale, stiamo parlando di dati settimanali, è il 17° più elevato di sempre da quando il VIX viene calcolato, quindi dal 1980, da 1990, scusate. Il VIX è aumentato da 19,19 a 28,85. Ricordo che nella seduta di lunedì intraday ha toccato, mi sembra, fino a 38, per poi scendere a 29. Quindi ricordo altresì per gli amanti delle statistiche quando aveva scoppiato, il COVID, l'indice era passato da 12 a 85, una cosa del genere. Quindi notevole. Quindi siamo ancora in una fase, diciamo, che rispetto agli stress test che abbiamo vissuto, siamo ancora in area molto tranquilla, tuttavia, insomma, l'aumento di volatilità è stato consistente. Parliamo del rendimento del bund decennale. Il grafico riporta il rendimento a 3 anni sul bund decennale. Come vedete, l'altra settimana c'è stato un rendimento positivo, quindi come vedete che bagno di sangue che c'è stato, perché guardate che a dicembre il rendimento era negativo di meno 0,40, praticamente in un mese sostanzialmente, da meno 0,40 il rendimento è passato a leggermente positivo, comunque a lottare contro lo zero. Quindi per i nostri safe haven assets, come si direbbe in tedesco, viel Glück, cioè buona fortuna, perché in questo mese si sono fatti parecchio, parecchio male, anche su, diciamo, il safe haven per eccellenza come il bond. Quindi non solo non solo la beffa, cioè non solo il fatto che paghi per prestare i soldi ai tedeschi, ma la beffa anche di aver perso soldi, prestando soldi e praticamente anche rimettendoci. Quindi, diciamo, questo fa vedere che in un mondo come quello attuale, i safe haven assets veramente intanto non sono più come una volta, cioè erano costanti, perché sapevamo che erano declinati ed erano sempre quelli. In un mondo come quello attuale, dove le correlazioni sono molto più variabili e mutevoli nel tempo, anche i safe haven assets possono essere safe haven assets in un determinato periodo, mentre in un altro determinato periodo non lo sono più. Questo invece è il gemello diverso, quello che vi dicevo prima, il decennale, il grafico grande, mentre invece sotto riporta la curva. Vi ho riportato la curva a 1 anno, quella verdolina un po' più pallidina, purtroppo i colori sono quelli che sono, e quella invece più in alto è la curva, quella verde un po' più smeraldo, anche se forse smeraldo non è l'attuale. Come vedete, è evidente l'appiattimento della curva, con un aumento forte dei tassi a breve, mentre invece non così forte è stato l'aumento dei tassi a lungo rispetto a un anno fa. Quindi i tassi a breve sono aumentati di più di quelli a lungo, e con un appiattimento della curva. Come vi dicevo prima, la curva
non è mai stata così piatta da aprile 2020 e quindi questo ci fa pensare a dei, cioè, gli operatori stanno apprezzando dei policy mistakes, cioè un aumento dei tassi in un momento in cui l'economia potrebbe rallentare. Come vi dicevo prima, da notare lo spike che si è avuto mercoledì, come vedete, su a 1,87 per poi chiudere la settimana a 1,85. Questo è tutto jobless claims, perché ovviamente aumento di jobless claims fa sì che disoccupazione aumenti, fa sì che l'economia rallenta, tassi sul lungo termine si abbassano perché si pesa meno, perché si pensa che la crescita dell'economia sia meno forte. Quindi questo sicuramente è una storia da monitorare. Poi invece per quanto riguarda il nostro bull run, come avete visto, toro scatenato, commodities, ho riportato il grafico sopra i BCOM, Bloomberg Commodities, sotto invece sono i constituents dell'S&P GSCI, come vedete non sto neanche là a parlare ovviamente come si chiama, con Natural Gas che è andato alle stelle, neanche non sto a parlare di Ucraina, geopolitica, ma è chiaro, no? Le ripercussioni. E sotto invece volevo farvi vedere come, perché noi siamo lunghi oro, che praticamente si è nella seduta di venerdì si è registrato il più grande inflow mai registrato sul Spider Gold Shares dal 2004, cioè da quando l'hanno listato. In valore assoluto sono 1,630 miliardi di dollari, equivalenti a 27,6 tonnellate. Questo per quanto riguarda l'oro. Se vi piace, come vedete, i costituenti dell'S&P sui commodities, 21 sui 24 componenti year to date evidenziano un rendimento positivo e l'indice è su del 9%. Quindi direi che mi sembra che sia abbastanza, che questa settimana si confermi il paradigma per cui diciamo cautious equity, bond, diciamo direi lasciamo perdere, o diciamo andiamo selettivi, per esempio sulla yield, sul debito cinese, sul short term, e equity sicuramente, value, Europa, e magari anche un po' di Giappone e Cina, e stare attenti sui titoli growth. Questa sono le nostre linee top value, facciamo fact sheet trimestrali, questa è una linea molto difensiva, sostanzialmente gira al 60% della core defensive, 5% di commodities, 5% di equity, 5% di bonds e 5% di stable volatility. Come vedete, una volatilità molto bassa, siamo contenti perché abbiamo un'efficienza sull'anno di 1 unità, praticamente abbiamo prodotto un rendimento pari a rischio che ci possono assunti a 2 anni, diciamo invece, abbiamo confermato la metrica e siamo contenti. Per quanto riguarda questo grafico, come vedete, con poca volatilità, siamo andati su linearmente, facendo dormire sonni tranquilli al nostro cliente. L'average volatility gira al 60% di moderate. Equally weighted le tematiche, 0,68 la performance mensile, 7,27 la performance year to date con un 5,50 di volatilità, quindi un'efficienza superiore all'unità. Per sui 2 anni ovviamente l'efficienza è inferiore all'unità per ovviamente le storie legate al Covid, sia in termini di performance sia in termini di vola, però una performance a doppia cifra, un'efficienza ampiamente sopra lo 0,50 positivo, questo è il grafico. Per quanto riguarda la high volatility, abbiamo il 60% core growth, 2,38 la performance mensile, come vedete, double digit performance a sfiorare il 15% sull'anno, 26,75 a 2 anni con 16% di volatilità, anche in questo caso diciamo un'efficienza inferiore all'unità, ma per quello che si sa, ma ampiamente positiva. E poi per quanto riguarda la linea ESG,
La linea ESG è un po' diversa, ricordiamo, la linea ESG ha il 70% income, il 20% tematica ESG, 5% equity e 5% fixed income. Performance a un mese 1,39, molto bene la performance year to date 9,25 con 4,62 di volatilità, quindi siamo assolutamente sopra addirittura i 2 di efficienza. Buono anche il dato sui 2 anni. Niente, io qui ho finito, sono stato magari un po' così, se ci sono delle domande, perché mi rendo conto che tanti concetti, sempre quello che è, quindi sono aperto. Daniele, faccio io qualche domanda, Sì. faccio io una considerazione. Per quanto riguarda, avevamo detto la volta scorsa che stavamo preparando Sì, degli speech, delle prossima capitoli settimana, infatti da fare ho detto che sui nostri portafogli modello. A che punto siamo con questa roba? prossima settimana, beh, chiaro, confermiamo quello che abbiamo detto, cioè ovviamente per quanto riguarda il fixed income ci concentreremo sulla parte cinese, sulla yield, sul convertible e sulle scadenze a brevi cercheremo di andare a selezionare fondi che fanno 3-5 anni lasciando perdere scadenze a lungo sul bonds. Poi per quanto riguarda la parte equity andremo a puntare per quanto riguarda l'America a fondi di consigli di investimento value. Per quanto riguarda l'Europa non toccheremo, cioè nel senso che probabilmente faremo uno switch di efficienza su un fondo che ha una quotazione più ESG di quello che abbiamo attualmente, però sostanzialmente non toccheremo, il Giappone lo tocchiamo, e per quanto riguarda l'emerging market nemmeno, ovviamente l'emerging market voi sapete che è per definizione un mercato growth, e quindi non è che si possono fare tanti tanti giri di valzer con i stili di investimento, siamo comunque confidenti, moderatamente confidenti, voi sapete che noi abbiamo un approccio neutrale in termini di ponderazione sugli equity cinesi. E per quanto riguarda le commodity, Le commodity possiamo dire, qualche uscita? ma le commodity ti dirò onestamente, stiamo andando bene perché ovviamente da questo punto di vista stiamo andando bene sulle agriculture, stiamo andando bene sui precious metals, stiamo andati bene sull'energy. Non vedo grossi motivi per cambiare, anzi potremmo pensare di inserire qualche investimento in basic resources o in natural resources anche nelle linee core, come per esempio il settore dell'acqua o come per esempio il mining, qualcosa da questo punto di vista su portafogli grandi, quindi sopra i 200K, perché potrebbe essere interessante avere anche una diversificazione da questo punto di vista. Quindi se vuoi non una derivata prima delle commodities, ma una derivata seconda. Quindi non andiamo a prenderci la commodity diretta, ma andiamo a prenderci le società che lavorano con la commodity. E come avete visto anche sulle valutazioni, sicuramente make sense prendere il value dove è molto più buon prezzo rispetto al growth, sia in termini, come vi dicevo, per quello che vi ho fatto vedere, sia il multiplo corrente, però voi sapete che il multiplo corrente lascia il tempo che trova, quello che interessa soprattutto di più è i multipli forward, quindi i multipli futuri. E per quello che avevo fatto il discorso, sia il multiplo corrente che fosse più visibile che il multiplo forward del 2022. E Ottimo. questo punto di vista. Quindi diciamo che ovviamente è un mercato, ma lo avevamo già detto, complicato da una serie di cose. Secondo me, comunque voglio dire, ricordiamoci, io dico la mia da questo punto di vista, ma ricordiamoci sempre che il movimento che è stato di questi giorni,
è dovuto soprattutto a non più a un stock picking, ma a sostanzialmente agli ETF, agli ALGO, che hanno accelerato il crollo, perché ricordiamoci sempre, una volta questi crolli si avevano il 29, l'87, ma questa cosa così violenta, voglio dire, difficilmente si aveva, perché uno stock picker, se io vado a vendere un titolo sul meno 40, continuo a venderlo, continuo a massacrarlo dal meno 20, meno 30, quelli sono ovviamente algoritmi, ETF che si ribilanciano, cioè le accelerazioni a ribasso sono queste cose qua, non sono gestori che Come vanno a d'altronde vendere. quando vengono magari amplificati i movimenti a rialzo, quindi anche questo. Esatto, cioè voglio dire, da questo punto di vista non può essere quindi ci sono delle amplificazioni dovute anche alla tecnologia che ovviamente accelerano movimenti rialzisti, ma soprattutto movimenti ribassisti. Quindi da questo punto di vista Poi, oggi non hai parlato, chiaramente c'è stato anche un po' di implicazione di geopolitica con la crisi in Ucraina, Certo, no? Cioè sì. all'inflazione, ai tassi, a quello che lo farà la Fed, si è unito anche la tensione che Sì, c'è. soprattutto in questa settimana. Il gas ormai dov'è? Nell'iperuranio, va bene. Cioè, secondo me, sì, sicuramente, come diciamo, sono sempre, allora, bisogna distinguere tra discorsi endogeni, variabili endogene, variabili esogene. Discorso Ucraina è una variabile esogena, sì, va a beccare il gas che è una variabile endogena, però è un conflitto, una storia di geopolitica che ovviamente ha implicazioni sui mercati finanziari, mentre le variabili endogene sono la crescita dell'economia, i tassi e l'inflazione. Quindi vogliamo scomporre per endogeno e esogeno, secondo me in questo momento qua pesano molto più le variabili endogene, che sono quelle che abbiamo declinato precedentemente, che le variabili esogene, che sono ovviamente la pandemia e la storia dell'Ucraina. Allora, parlando di geopolitica, stiamo anche attenti perché la Cina vuole vedere come si comporterà l'America, perché voi sapete che la Cina ha un sogno nel cassetto, no? Ribeccare Chiang Kai-shek, cioè quello che era scappato a Taiwan. Quello è quello Daniele, che vuole scusa. fare la Cina. A proposito di Cina, abbiamo visto nei primi grafici che hai mostrato, statistiche, che il mercato cinese, sta andando meglio rispetto agli Sì, altri Hong mercati, Kong, sta sì. andando in controtendenza, quello che aveva fatto poi il contrario l'anno scorso. Nei Sì. nostri portafogli avevamo una componente asiatica che pesava, in una certa Sì, misura. Pensiamo che di teniamo? concentrarci più sulla Cina, visto che c'è questa tendenza, o rimaniamo diversificati solamente sull'area Ma asiatica? allora, noi abbiamo dei fondi Greater China su grossi portafogli, mentre invece sulle linee core, tutte abbiamo anche le piccoline, abbiamo Asia Emerging Market, dove però voi sapete che l'Asia Emerging Market tendenzialmente è camuffato perché è 70% Cina. Ok. Quindi diciamo 60-70%. sull'Asia Emerging Market siamo comunque concentrati sul mercato cinese. Sì, dico secondo me quello che voglio farvi presente è ancora ribadire il debito cinese che anche questo mese cioè, si sta confermando un'ottima resilienza, ha fatto benissimo, cioè, ricordiamo ha fatto performance double digit in 8 mesi, cioè giusto per fare un bonds che fa double digit in 8 mesi, ci sono clienti che abbiamo preso a mano ad aprile, stanno guadagnando 10%, 8-10%. Quindi sicuramente il debito cinese l'abbiamo introdotto per una chiave di decorrelazione, una cosa che confermeremo. Sicuramente la grosso, cioè noi siamo fiduciosi, penso che ricordiamo che veniamo da mercati che la gente purtroppo non si ricorda più, non è vecchia abbastanza, però il 2008 quando io entravo nel 2007, scusate, fine 2007, inizio 2008, si entrava in sala mercati e non ci su tanti titoli non c'erano bid. Quindi succede, cioè vuol dire che ormai tanta gente, passano gli anni, ci sono sempre più giovani che non si ricordano queste cose qua. Quindi io non sono particolarmente preoccupato. Ovvio che
Pascal Paure ha alcune correzioni forti. Voi sapete che noi abbiamo ridotto il Morgan Stanley in Advantage, ridurremo ancora, ovviamente cerchiamo di ridurre in maniera intelligentemente. L'abbiamo ridotto prima del grosso crollo che ha avuto il Nasdaq e l'S&P. Adesso siamo fermi perché ovviamente non ha molto senso vendere questi prezzi, però sicuramente siamo concentrati e Morgan Stanley è sempre nei miei pensieri. Della domanda e anche per quanto riguarda il nostro fondo, vi dico che il nostro fondo venerdì, giornata di passione, ma non di passionissima, con mercati hanno perso tendenzialmente 1,82, noi abbiamo perso 1,30, invece nella giornata di passione totale i mercati hanno perso 3,80, 4 e via, noi abbiamo perso 3,20. Ovviamente fa sempre male, molto male, però voglio dire da questo punto di vista abbiamo retto, abbiamo tenuto. Ricordiamo anche che l'indice delle small mid-cap ha perso 5. Cioè quando, giusto per farvi un'idea, perché ricordiamo sempre che non investiamo su small mid cap, quindi l'indice small mid cap ha performato peggio. Se voi avete visto anche gli indici americani, sono stati bastonati tantissimo le small mid cap, quindi ovviamente i momenti forti delle small mid cap soffrono di più. Quindi diciamo che un drawdown sicuramente forte, inutile dirlo, però rispetto agli indici normali abbiamo perso di meno, e questo è importante. Investendo soprattutto in titoli che in teoria dovrebbero perdere di più, e confronta agli indici in cui diciamo, lavoriamo noi, abbiamo perso l'1,50, l'1,80, che non è, che insomma, è significativo. Quindi diciamo che come vi dicevo, ricordate 2 settimane fa che ho detto non ci si loda mai, che eravamo arrivati a 120, parole profetiche. E quindi da questo punto di vista mi piace dire che ovviamente la discesa è stata fortissima anche per noi, però rispetto all'indice delle small mid cap, tra lunedì e venerdì abbiamo fatto una sua performance di 2,5-3 punti percentuali in un Lavorativa. quadro negativo, ovviamente. Ma perché è giusto dirlo? Perché se no sembra che voglio solo mostrare le cose quando vanno bene. Quindi ve lo dico perché era giusto, mi aspettavo qualche domanda, anticipo la domanda. Qualche altra domanda, curiosità? Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti e ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti, buon lavoro. Ciao. Ciao, Ciao, grazie, ciao. ciao, Ciao, grazie. ciao, ciao. Grazie. Ciro, se vuoi chiamarmi, sono disponibile. Va bene. Grazie.